Il pareggio oggi è come perdere. Perdere è una follia, un disastro totale, e devo assolutamente farvela vedere in questo modo qua. Questa è la classifica. L'Atalanta ha appena vinto, mi pare 5-2, tra l'altro guardavo la partita, un po' il Chelsea, un po' l'Atalanta, mentre editavo il video nello speciale 200.000 iscritti. Però ragazzi, cioè, la classifica è qui e parla chiaro, ragazzi. Noi siamo a 4 punti dal quarto posto se vinciamo oggi, perché l'Atalanta ancora una volta vince. Se vinciamo riprendiamo la Lazio, stasera c'è il Milan che affronta la Fiorentina, domani c'è l'Inter che affronta il Napoli. Io non penso che ci possa essere niente di diverso dalla vittoria oggi. E me la sono immaginata messa in questo modo, col 3-5-2, vi spiego anche il perché. Proprio perché sennò a centrocampo ci ammazzano. Se noi andiamo a giocare così, col centrocampo a 2, più i due esterni, il centrocampo ci ammazzano. Perché loro hanno Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic, Savic, e noi abbiamo Locatelli e McKennie, che vengono sempre presi in inferiorità numerica. Quindi io immagino che la Juve vada almeno a specchio contro i centrocampisti. Lotito che incontra il Papa. Iniziata Lazio-Juventus. E si vede bene, già 3-5-2. Sì, bravo Danilone. Oh, si è spaccato. Sembra che Danilo abbia un problema muscolare all'adduttore. Kulusevski? Deve cambiare modulo per forza, ha chiesto il cambio Danilo. Oh ragazzi, c'è da dire che in questo momento abbiamo 11 giocatori in campo che sono tutti nei loro ruoli. Nessuno fuori ruolo. Se ha 4 è di livello per fare il terzino. Oh, oh! Beh, ma quello non è rigore, scusatemi. Secondo me si può andare a vedere almeno. Si può andare almeno a vedere. A me in diretta è sembrato rigorissimo. Vediamo il replay fatto bene. È rigore. È rigore. Certo che è rigore. Scusami. Sei in area, vai in scivolata per prendere il pallone. Non prendi il pallone, tocchi l'avversario, è rigore. Cioè, come non è rigore, ragazzi? Come fa a non essere rigore? Lo batte Bonucci. Vai Leo. E che rigore che ha battuto Leonardo Bonucci! E che rigore che ha battuto Leonardo Bonucci! 1-0! Sciacquatevela! Sciacquatevela la bocca! Sciacquatevela la bocca! Che bel rigore! Cosa ti devo dire? Noi siamo in vantaggio per un rigore, loro non hanno mai tirato in porta. Nel senso, cioè, è una partita fino adesso da un tiro in porta che è il rigore. Sono passati 25 minuti. Non so cosa dire. Nel senso, la Lazio ha fatto il 60% di possesso palla senza mai tirare in porta per adesso. Cioè, non mi pare che la Lazio sia stata pericolosa o che meriti il vantaggio in questo momento. In questo momento io non vedo una squadra dei componenti della rosa come non lo erano esattamente l'anno scorso, in grado di potermi gestire, dominare le partite. Io non ce li vedo. E anzi, tutte le volte che con le piccole squadre abbiamo provato a fare sta roba qua, non siamo mai riusciti. Sì! Porca vacca, che bello questo! Era difficile. Dov'è? È lì! Colossale questa. No, non la tocca neanche Reina, l'ha sbagliata Bonucci proprio. L'ha sbagliata Bonucci. Porca vacca. Che occasione incredibile. Sì, Fede! Tutto culo! Dai, cazzo, culo!
Ma si può sbagliare un contropiede del genere? Ragazzi, cioè, Kulusevski avrà bisogno di tempo, ma non può sbagliarmi tutti gli stop. Avrà bisogno di tempo, sono d'accordo che ha bisogno di tempo. Io sono uno di quelli che ritiene Kulusevski un giocatore dalle grosse potenzialità. Però qua stiamo parlando di errori tecnici. Cioè, non stiamo parlando di scelte, non stiamo parlando di... Stiamo parlando di errori tecnici. Mio Bono, perché siamo vergognosi nei passaggi? Perché abbiamo paura di passare il pallone? Grazie, grazie mister, perché veramente Morata non ne aveva più. Bravo Rabiot, bravo Rabiot. Bravo Rabiot, in verticale a cercare il taglio in profondità. Bravo Rabiot. Oh, oh. Ma cosa fa Reina? Ma è fuori di testa. Ma è impazzito Reina. Ma adesso, ora, intendiamoci. Ci sta che non diano il rosso di solito quando è rigore, perché sennò è troppo insieme, eh? È troppo svantaggio per... Però qua il portiere è entrato in scivolata, ragazzi. Io so che non danno più rigore d'espulsione in molti contesti, perché sennò è troppo severo. Però qui il portiere è entrato in scivolata da dietro. Non lo so. Non lo so. La doppia di Bonucci! La doppia del Boni sul rigore! Vai Moise! Guarda Chiesa! Guardate Chiesa! Guardate Chiesa! Madonna, Chiesa si è fatto 100 metri di scatto praticamente per andare a concludere sta palla. Tipo Alex nel 2006, davvero. Solo che Ken non ha fatto come Gilardino. Ma zero attacco non è vero, perché siamo arrivati più volte, la poi non abbiamo mai concretizzate. Però ci siamo arrivati. Bandierina. Bravo culo. Bravo culo. Va bene. Mi ha perso un minutino lì. E si vince 2-0 a Roma con la Lazio. Mamma mia, se ci serviva sta roba qua.